Attenzione, ecco, è pronto il bordo campo, il giocatore dei fedeli giudice De Curtis, col nostro inviato Marco Pellegrino. Prega, poi la linea, vai Marco. Buonasera Alberto, siamo qui allo studio 3 con De Curtis, tripletta per lui nella giornata scorsa. Carico? Buonasera innanzitutto, sono felicissimo e carichissimo di aver dato una mano a vincere. Sono felice di aver fatto i 3 gol, ma conta soltanto la vittoria. Alberto, domande da studio? Sì, sì, abbiamo qui Mosca che vuole fare una domanda. Prego, prego. Il portiere, quanto ho visto, ti ha negato 2-3 gol. Ma Maurizio, tu lo sai, hai giocato prima di me a calcio, ci vuole anche fortuna nel segnare. Meno male che l'abbiamo messa dentro altre 3 volte, ma è il lavoro di tutta la squadra. Voglio elogiare, se mi permetti, il lavoro utilissimo della mia spalla, De Franco Daniele, che ha aperto un sacco di spazi. Ecco, da lì iniziano i miei gol, dai suoi spazi. Questa società De Curtis è molto vicina a queste giornate. Sì, devo dire la verità, dall'inizio la società ci è stata vicina, c'è molto entusiasmo e soprattutto il mister, attraverso il capitano, ci sono sempre vicini e non ci fanno mancare mai niente, sinceramente. Va bene, Alberto. Senti, sì, da studio, prego. L'ultima domanda e poi ti congediamo. Ci sono state delle indiscrezioni, una picella nervoso, cosa si può sapere, cosa è successo? Ci puoi chiarire un po' la situazione? Alberto, tu sai che chi gioca di meno si arrabbia, perché comunque si vuole sempre giocare, ma sono i panni sporchi, vanno lavati in casa. Il capitano ha subito sedato con una battuta delle sue la situazione. Siamo un gruppo unito, la nostra forza è proprio quello. Quindi ci stai confermando che ci sono panni sporchi da lavare? No, ma sai, nello spogliatoio succede qualcosina, ma... Ma già passato? Sì, già passato, sono piccolissimi. Diciamo la giovane età del giocatore. Sì, infatti, a Picella lo conosciamo, è un ragazzo estroso e quindi... Non è. Cioè non si può pretendere un comportamento sempre ligio al dovere, ma il mister sa come trattarlo e quindi. Un grande mister. No, assolutamente. Allora cioè, la squadra serena per la prossima partita. Sì, sì, okay. Assolutamente. Ok, ti ringrazio. Ma Maurizio sta bene in studio perché sì, è un po' sì, preoccupato Maurizio. Per le sue condizioni di salute. L'ho visto un po' pesantito. Ti vedo un po' pesantito, Maurizio, eh! Ma come gioca De Curtis? Bene, possiamo giocare con la allora stai bene, ciao, grazie, ti lascio mandare, buonasera.